tutte le unità, 1199, serve copertura, codice 3, vi commenta l'hospital. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto, 1. Ce n'è uno vivo qui! Dai, interroghiamolo subito. Cos'è successo? Non può essere. Impossibile. Ruvik. Ah. Ma che diavolo. Cosa? Ah. Dai, ok. Perfetto, dai. Ops. Cavolo. Oh merda. Usa sta cosa, dai. No, nello scivolo. No. Oh cacchio. Speriamo che non percepisca la nostra presenza. Non mi deve vedere. Sì. Via via. Ok ragazzi, rieccoci di nuovo qui con The Evil Within. Ciao a tutti da Safutobu. E dopo aver visto che cosa è successo nello scorso episodio, possiamo continuare. Intanto lì c'è il macellaio che continua. Porca miseria. Ecco. Esatto. Via di corsa. Vai, verso l'ascensore. Dai, 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 dai. Allora. Va bene. Direi che ce la siamo cavata per un pelo. Non si può neanche fumare. Meglio così, dai. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Bene, allora era soltanto il prologo. Bello, anche carina la presentazione. Mi ha ricordato molto le ambientazioni alla Silent Hill. Ma siamo usciti dall'ascensore, però ci siamo. Ehi. Cioè, ci siamo già ripresi, riusciamo a camminare? Ci aveva azzoppati lì, tipo. Direi che è meglio uscire, va? No. Cavolo. Ok, di qua. Detective! Leave the
Joseph. Mi spiace, ma è rimasto dentro. Avrei aspettato, ma... Adesso calmati, Leslie. Si torna indietro. Sente nessuno? Saranno tutti morti. Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Ok. Sarà tutto ok una volta via da qui. Okay. Tra poco saremo al sicuro. No! No! Perfetto. Primo capitolo terminato. Ok, proseguiamo. E quindi ha infettato pure il nostro amico, chissà come. Dove siamo? Cos'è, il corridoio di un ospedale? Mi sembra un po' strano. Che fate? Mi lasciate qui così? Cos'era quella roba? Uè. Spero che non sia l'amico del macellaio questo. Tra l'altro, prima mi sono dimenticato di dire una cosa. Ho aumentato un pochino la luminosità. Nessuno?
Ho aumentato un pochino la luminosità perché rivedendo il video mi sono accorto che era un pochino troppo buio. Comunque non la aumenterei ancora per non dar fastidio, perché magari troppo chiara l'immagine può dar fastidio. Rinvenuti i cadaveri. Poi, cos'è questo? Ah, eccolo, questo è una specie di medikit. Sì, siamo ancora un po' rintronati. Ci avranno dato una dose massiccia di calmanti, sedativi. Vediamo se c'è qualcuno qua fuori. Uè. Ah, solo blatte. Signorina? Scusi. Siamo svegli. Ma sì. Come stanno tutti? La città? Di che cosa sta parlando? Al momento c'è soltanto lei qui. Ma qua c'è qualcosa di strano però. Un attimo, prima di seguire l'infermiera, vediamo cosa c'è di qua. Non sembrano delle stanzette tanto accoglienti queste. Ehi, c'è nessuno? No, non c'è il nostro riflesso, quindi non fa ben sperare. Sì, nonostante la salute sia tornata al massimo. Che diavolo sta succedendo qui? Camminiamo ancora un po'. Un po' così. Un ospedale. Questo è il posto che fa per lei. Ah. Lei qui è a casa sua. Sono Grazie. Stato ricoverato. Temo di non poter rispondere. Come no? Prego, firmi qui. Ah. Se non firma qui. Ah, c'è il salvataggio, ok. Non c'è modo di proteggere i suoi ricordi. Di qua, prego. Allora, oltre ai checkpoint vari, c'è anche questo sistema di salvataggio, diciamo, con firma sul registro. E anche questo tipo di salvataggio mi ricorda molto il salvataggio di Silent Hill, dei primi, che appunto prevedeva di firmare di scrivere un taccuino, su un taccuino. Seguiamo un po' l'infermiera. Oh, qua sarà per noi? Uè. Va tutto bene. Si calmi. Ehi. Prego, si sieda. Ma lei mi è passata attraverso, non è che sto molto calmo. Vabbè. Oh, che diavolo! Ehi. Non opponga resistenza. È potenziamento? No! Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri di ogni abilità. E sblocca. Cavolo. Ecco fatto, visto? Ora va meglio. Oh mio Dio, sto impazzendo. Cosa glielo fa pensare? Cazzo no! Io aspetterò. Quindi non era reale. Cosa sta succedendo? Dove sono? Kidman, dove sei? Abbiamo recuperato una parte di energia.
Lì diceva... No, non ho guardato in tempo. No. Vediamo queste. Ok. Cos'è questo? Siringa. La provenienza del medicinale contenuto in questa siringa da viaggio è ignota, ma ripristina discretamente la salute. Comandi USA. Premi R per accedere all'inventario. Ah, abbiamo l'impostazione veloce, abbiamo assegnato alla freccia in alto questa siringa curativa, diciamo. E vediamo di nuovo le informazioni col triangolo. E proviamo a usarla, tanto siamo messi un po'... Ecco. Così abbiamo un po' più di salute. Non c'è altro, prima di allontanarci... E magari proviamo ad andare di qua. Oi oi, cosa ho perso? Vediamo cos'era. Ah, non mi fa più accedere al menu. Attenzione, qui ci sono delle tracce, proviamo a seguirle. Siamo completamente avvolti nell'oscurità, c'è pure un temporale in arrivo. Bello, trovarsi in un bosco così. Wow, non ci sono assolutamente indicazioni, è tutto... Ad andare di qua. Corpo a corpo. Triangolo attacca i nemici. Se me lo dice adesso è perché mi attaccheranno tra poco. Ammazza. Possiamo spaccare questa cosa? Sì. Prendi, prendi. Ci sarà la mappa, credo, però. No. Vediamo un po' con il senso dell'orientamento che ho io. Starò tornando indietro. Ma avevo trovato una torcia, mi pare. Però non mi fa più accedere al menu. Ah, c'è anche la barra della stamina quando si corre. Via. Ehi. Sì, ma... Ehi. Non ho trovato neanche una munizione, però. Sarà meglio avvicinarsi con cautela qua, va? Mi fa ben sperare. Ehi là! Sì. Oh, abbiamo le munizioni. Connelly. Ah.
no. È bastato un colpo? No. Ci vuole proprio un colpo in testa? Ok. Mio Dio, Connelly. Ah, diamo fuoco con il rotondo. Ok. Quindi quest'infezione sta trasformando le persone in una specie di zombie. Vediamo intanto qui che se c'è qualcosa. Mi spiace, questo non ha fatto una bella fine. Ehi. Ah, qui spacchiamo la cassa. Pilloline. Va bene, basta così. Sì, bisogna stare attenti a non sprecare le armi, perché la uso la lanterna. Speriamo che non si scarichi pure la... la accendiamo e la spegniamo. Che non si scarichi pure questa. Questo non si spacca. Uè. Prendiamo prima questa cosa qua. Qua possiamo spaccare tutto e andare avanti? No. Ci siamo rotti la mano. Avanziamo piano piano. Speriamo che sia cosciente. Male, male. Fermi, fermi tutti. Volevi avvisarmi di questo? Tu sei Leslie, vero? Sono un poliziotto. Forse posso aiutarti. Aiutarti? Guarda, come faccio a portarti in un ospedale? Ospedale, 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 ospedale! Vai, vai, stiamo calmi. Allora, tieni premuto, disattiva trappola. Piano, giriamoci. Bravissimo. Oggetto ottenuto. Pezzi di trappola ottenuti. I pezzi di trappola servono a preparare dardi per la balestra agonia. Si usano nell'inventario. Andiamo nell'inventario. Non me li fa vedere però da qui. Vabbè, comunque abbiamo disattivato la trappola. Adesso... No, meglio accendere la luce. Tieni premuto L1 e scatta. Ok, questo abbiamo visto. E consuma però l'energia. Oh, proviamo di qua. Attenzione. Vediamo se su questo carro troviamo qualcosa. No. Avvicinati a un nemico a terra e premi rotondo per bruciarlo e distruggerne il corpo. Consumerai un fiammifero. Se i nemici dello stesso tipo sono abbastanza vicini tra loro, puoi bruciarli con un solo fiammifero. Puoi bruciare altri oggetti oltre ai cadaveri e ai nemici. Direi che è meglio... Sì. Possiamo salirci, no? Sì. Non c'è niente. Andiamo a bruciare subito questo corpo. Vediamo se c'è un contatore di fiammiferi. Non lo usa. Ah, forse non ne ho più.
Ah, allora quello che ho trovato prima era un fiammifero, non una torcia. È meglio dargli fuoco comunque, perché... Ok. E anche il fatto che i fiammiferi siano contati ci farà stare ancora più allerta e dovremmo stare attenti a non sprecarli. Qua non c'è nulla. Verifichiamo se c'è qualcosa qua. Ehi. È entrata nello specchio. Occhio, ecco. Prendiamo questo. Qui c'è qualcosa da leggere. Diario di Sebastian Castellanos, novembre 2004. Bene. Uè. Tieni premuto. Ah. E siamo di nuovo nella clinica, nell'ospedale. Sto diventando pazzo. Ah, bene, quindi... Bene, bene. Non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo. Che cosa le succede? Stia tranquilla. Cosa sonno? Quindi qui possiamo salvare di nuovo. Sì, magari accorcerò per le prossime volte il tempo di salvataggio. E poi possiamo anche potenziarci. Quindi ogni volta che troviamo uno di quegli specchi possiamo tornare qui dentro e potenziarci. Va bene, allora io mi fermo qui per questo video e continueremo con il prossimo, magari ci potenzieremo un pochino e andremo avanti. Io spero che questo gameplay vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale. Ciao a tutti!